grande attesa per l'evento di domenica con Massimo Spata, ma anche per tutte le altre iniziative. La festa in onore di Maria Santissima Annunziata consta, diciamo, di tre momenti. Abbiamo un momento culturale che già abbiamo iniziato giovedì con la presentazione del film, del libro dei Sepolti Vivi di Giacomo La Russa, momento nel quale si parla, diciamo, di un episodio dei minatori, perché noi, come, diciamo così, ricorrenza, teniamo molto a quella che è la figura dei minatori, perché rappresentano quella che è la nostra storia, quella che è la nostra tradizione, quindi da lì sempre partiamo. Da lì ci sono poi i momenti religiosi, quindi con la celebrazione della messa, e poi concludiamo con i momenti, diciamo, della serata conclusiva, di cosiddetto spettacolo che facciamo. Adesso da pomeriggio abbiamo un appuntamento importantissimo alle 18.30 presso la miniera Museo di Pozzo Dise, dove ci sarà la messa molto suggestiva proprio alla miniera, e a seguire andiamo a deporre i fiori a Maria Santissima Annunziata all'Alempisteria. Domani continuiamo con la deposizione dei fiori al Monumento dei Caduti, e a seguire il pomeriggio ci sarà la Santa Messa, la processione, i giochi pirotecnici, e poi concludiamo il tutto con una serata di spettacolo imperniata sulla presentazione di Riccardo Gazza, amico nonché vulcanico presentatore, e il tutto verrà poi condito e concluso dal cabarettista famoso Massimo Spata. Un episodio che gli posso raccontare era che mentre che lavoravamo in miniera sottosuolo, e ci è capitata una disgrazia, che c'è stato un compagno mio, un certo noto Giuseppe, che con l'antimonio, l'agro che c'era, è azzombato per terra. Io, ragazzo di 20 anni, ho avuto la forza che dove è cascato lui era una discenderia. Mi ho messo la maschera, l'ho preso di lì sotto, me lo sono portato sopra le spalle e l'ho portato all'area a salvare questa persona. Però prima di entrare in miniera avevamo una santa che era Maria Santissima Annunziata. Prima di entrare, a me mi commuovo, io ci facevamo la croce e ci raccomandavamo a lei di farci uscire sane e salve. Questa era la nostra raccomandazione della Madonna Annunziata, e fino ad ora a noi ci protegge, sana, in vita, che siamo presenti. Quello che posso dire è veramente, c'è da dire molto. Noi potessimo parlare per un'intera giornata, perché la vita dei zolfatai è stata una vita molto sacrificata. Io ricordo mio papà che lavorava alla miniera, e quindi all'età di 55 anni si è ritirato dal lavoro perché era pieno di bronchite e non poteva più lavorare. E allora ci ha dato la società la possibilità di farlo sostituire con un figlio, perché altrimenti la famiglia rimanevamo senza cibo e senza soldi. Quindi era una grande necessità che uno della famiglia potesse lavorare. Io, grazie a Dio, all'età di 22 anni sono entrato in miniera, alla miniera Pozzo Dise, e quindi ho preso il posto di mio papà. Sono entrato esattamente il 20 aprile del 1960. Dello stesso anno, del 1960, è successa una disgrazia di un nostro collega zolfataio all'età di 34 anni, un certo Cocò Avignone. La mattina ha lasciato la moglie con 3 figli, e noi zolfatai, prima di uscire di casa, baciavamo la famiglia, chi aveva i genitori e chi aveva la moglie e i figli, perché sapevamo che c'era solo il biglietto di sola andata e non sapevamo se c'era il biglietto di ritorno. Noi facciamo questa festa di Maria Santissima Annunziata in ricordo di noi zolfatai e dei nostri genitori, perché la Maria Santissima Annunziata è stata la protettiva di tutti i zolfatai, e noi ringraziamo e la adoriamo sempre questa Maria Santissima Annunziata, e la festeggeremo ogni anno per ricordare i nostri genitori, i nostri antenati e noi stessi, perché ci ha dato la fortuna di uscire dalla salva e di oggi poter sostenere una famiglia. Grazie a Maria Santissima Annunziata, grazie. Una buona giornata
e mi auguro che tutto è andato bene.